bello tosto. Davvero hai mal di schiena, no? No, dai. Stai simulando. Sto scherzando. No, beh, insomma, c'è la voglia di scherzare, perché si è portata a casa una vittoria importante, anche se dall'altra parte, sto Sutticol non molla mai, eh. Noi pensiamo a noi, oggi era importante vincere in un campo difficile, perché lo sapevamo che era un campo difficile, una squadra difficile da affrontare, e in qualsiasi modo era importante vincere. L'abbiamo fatto recuperando dopo che eravamo andati sotto 1-0, quindi è una dimostrazione importante a livello di gruppo, e continuiamo su questa strada. Peccato, insomma, perché era da tante partite che la difesa non prendeva gol. Però insomma alla fine rimetterla in piedi è stato molto importante, e poi insomma lì dietro comunque continuate a dimostrare solidità, una buona intesa. Sì, l'importante era vincere. È chiaro che dispiace prendere gol, soprattutto sull'unico episodio che hanno avuto loro, perché lasciando stare gli ultimi 10-15 minuti, che era normale che se una partita non la chiudi poi si vengono a creare situazioni con loro che mettono magari tutti i giocatori offensivi, palle alte, palle lunghe, è normale che soffri un pochino, però di occasioni vere e proprie, a parte il gol, non ne trovo, quindi dispiace aver preso gol, quello è chiaro, però come ho detto la vittoria era la cosa più importante. Negli ultimi minuti cosa è successo? Pareva quasi da fuori che vi fosse arrivata la notizia che su Tirol vinceva, invece no. Magari non è così, però pareva, perché il momento di difficoltà è coinciso con temporalmente almeno col gol del su Tirol. No, non sapevamo niente da fuori, anche perché veramente sembra che uno lo dice così tanto per dire, ma è la verità. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, a cercare di vincere più partite possibili, e poi dopo quello che succede succede, però noi non avevamo, cioè è normale che una partita così, come ho detto, viene in un campo difficile, non la chiudi, loro comunque hanno messo 3, 4, 5 giocatori offensivi, palle lunghe, comunque è normale che c'è un po' di sofferenza, perché è così dappertutto, è così anche qui, quindi la coincidenza è stata casuale. Ok, lì dietro ha detto Pavanelli in più occasioni che comunque vi metta, chiunque metta, la massima fiducia, siete in grado di ruotare. Oggi è toccato a te ad Aieti, la settimana scorsa a Aieti Monaco, insomma, però c'è una possibilità, insomma, che lui ha di mettere qualunque di voi con le vostre caratteristiche, e la solidità difensiva non viene meno. L'importante, come ho detto, vincere. Chi gioca gioca, e poi la solidità difensiva non la danno solo i difensori centrali, la danno i terzini, la danno i centrocampisti, la danno parte degli attaccanti, quindi sia quando prendiamo gol che quando non lo prendiamo, i meriti e i demeriti vanno a tutta la squadra. Poi dopo ci sono gli episodi, che è chiaro, noi siamo l'ultimo baluardo prima del portiere, quindi è normale che poi ci andiamo di mezzo noi, però la solidità difensiva, come ci prendiamo i meriti che vanno condivisi con la squadra, quando si prende gol, cioè siamo squadra, quindi sia quando vinciamo che quando perdiamo, siamo squadra, punto. Anche perché adesso una partita mercoledì, una domenica, poi insomma parte un bel circo. Sì, giochiamo due turni infrasettimanali, poi siamo fermi, giochiamo domenica a domenica, poi altri due turni, è un mese tosto, quindi l'importante è che chiunque venga chiamato in causa porti il suo contributo. Velocemente, se c'è una domanda da studio. Perfetto, estremo ritardo. Allora, ritorno a vincere fuori casa, oltretutto in uno stadio dove non aveva mai vinto. Non è una coincidenza. Va bene, l'importante, come ho già detto, era vincere una partita che sapevamo già prima che era una partita difficilissima, perché è un campo difficile contro una squadra difficile, poi come tutte da qui alla fine saranno proprio difficili, che chi per un obiettivo, chi per un altro farà la guerra. Quindi l'importante era vincere, averlo fatto dopo che siamo andati in svantaggio è stato importante, secondo me è stato un bel segnale anche a livello di squadra, perché comunque siamo andati in svantaggio nell'unica occasione che hanno avuto loro, quindi non è mai facile recuperare. Scusami, io poi ho finito, meccanismi, cioè il mister ha detto normale rotazione sul fatto che magari hai giocato tu e non Monaco, via dicendo, perché tutto normale, però di dietro date l'impressione anche con Aieti di avere, soprattutto nelle coppie di centrali intercambiati, di essere molto affidato. Visto che oggi è stato un errore di Fuggio, va bene, voglio dire, come centrali, Cocco, rispetto magari alla partita dell'andata, l'avete proprio concentrato. E comunque siete coppie che danno molto di più, anche dell'esperienza, che siete tutti a tre. Poi ci metterei anche Valentini, ma in questo momento giocate soprattutto voi tre.
Sì, ora giochiamo ogni 3 giorni per un mese, a parte una settimana, quindi è importante che chiunque venga chiamato in casa, chiunque giochi, dia tutto e sia fondamentale per portare 3 punti a casa. Quindi poi le decisioni spettano al mister, è chiaro che se uno sta fuori non è contento, però, però l'importante sono i 3 punti. Poi è chiaro, se stai fuori non sei mai contento, però come ho detto, sì, siamo affiatati, io mi trovo bene con tutti i ragazzi con cui ho giocato, quindi non è che si può stare a pensare a me giocava quello e a me giocava l'altro, l'importante è vincere, punto e basta. Io vorrei chiedere, al di là della classifica, che poi non ha la classifica, ma adesso questo campionato la sta facendo, però questo fatto a San Paolo ha 17 risultati più di fila completamente la Coppa. Cioè, vi sentite comunque consapevoli della vostra forza, magari anche dove aver fatto anche un gradino in più rispetto all'anno scorso, lasciamo andare appunto la classifica, cioè, è una cosa che vi dà comunque un morale. Noi sappiamo, siamo consapevolissimi di essere una squadra forte e ci siamo detti che bisogna pensare solo a noi stessi e guardare partita dopo partita e fare più punti possibili, e poi dopo quello che succederà, succederà. Però io sono convinto che se pensiamo a noi stessi partita dopo partita e cerchiamo di fare più punti possibili, alla fine poi si faranno i conti. E la consapevolezza di essere forti c'è, perché la rosa è forte, chiunque gioca, come vediamo ogni domenica, dimostra di essere all'altezza della situazione, quindi è chiaro che gira le scatole, cioè uno dice abbiamo i punti che il Bari ha 3 punti in meno, però son gironi, questi discorsi si lasciano il tempo che trovano, perché son gironi diversi, ci sono squadre diverse, anche in confronto all'anno scorso è un girone diverso, non si può fare paragoni, quest'anno è quest'anno, quindi bisogna pensare alla fine dell'anno, poi si faranno i conti. Insomma, questa è una cosa che conduce a continuare a crederci, visto che sono tante partite. Ma noi, cioè, se fuori non si percepisce, lo ribadisco io, noi ci crediamo ma più di tutti, quindi siamo qui, se no non veniamo, cioè non è che veniamo la domenica fa, dai, teniamo il secondo posto, no, cioè noi ci crediamo anche tanto, quindi continuiamo così, che ancora mancano 13 partite, sono tante. Grazie.